Ora, finalmente, scusate, lo devo aprire il ventilatore, non mi dite niente, so che è poco professionale, ma fa caldissimo. Con Douglas Lewis, finalmente abbiamo un uomo con gli attributi. Con due bei marones, belli, belli. Ah, io adoro, adoro quello che ha fatto Douglas Lewis, mi piace. Iniziamo col dire che finalmente non c'è stato quell'eccaculismo tanto per, ma le cose che pensava si vedeva che era convinto. Cioè, tutto quello che ha detto è perché voleva trasmetterlo, non perché obbligato dalla conferenza. E io ho adorato anche il fatto che non si sia fatto, come posso dire, voyeurismo su Alyssa Lehmann. Adesso sto andando a prendere tutte le parole perché non voglio dimenticarmi niente, no? Mi sembra, è corretto. Però mi è piaciuto veramente tanto. La sensazione è che, al di là che di solito i giocatori dicono tutti, ma la Juventus e l'Inter e il Milan, parlando del palcoscenico italiano, erano le squadre che utilizzavo da bambino, che tifavo. Qui io ho visto parole chiare, dove ha detto che per lui si è sbilanciato, dicendo che sarà una buona stagione per loro, che Thiago Motta lo ha convinto. Che la Juventus è un ambiente particolare dove tanti campioni sono passati ed è una sorta di motivazione. Ed è stato impressionato dalla grandezza storica del club, dallo stadio, dalla passione dei tifosi. E devo dire che ha sempre insistito sulla questione tifosi e status del club. Ha ridato quella sorta di forza che gli ultimi anni tende un po' a sottacere nel nostro animo, ma non essere mostrata vivamente. Danilo e Bremer mi hanno aiutato in questa trattativa, cioè l'apporto di Danilo e Bremer è stato imprescindibile per l'avvento di Douglas Luiz, tant'è che nel ritiro il capitano e Bremer hanno detto sempre, Danilo lo chiamava e faceva forza Juve, e avere dei compagni di nazionale che aspettano l'arrivo del ragazzo fa la differenza. E qui Danilo perlomeno ha svolto appieno le sue funzioni di capitano, che è solitamente un'altra cosa per la quale viene attaccato. Sembra che io e il mister ci conosciamo da tempo, è giovane, ti dà libertà di parlare di tattica e di aspetti sul gioco. Il rapporto è positivo, lui è disponibile a fare tutti i ruoli, anche se gli piace più stare vicino alla porta. Ma se la Juve avrà bisogno, non avrà nessun problema. Cioè, praticamente lui sta dicendo che queste amichevoli sono un segnale che lui voglia fare il sottopunta e Thuram spostato a mediano. Anche se inizialmente le caratteristiche erano di un giocatore, con tutte le differenze del caso, un centromediano metodista alla Freuler. Uno che dovesse fare il gioco, dovesse cucire il gioco. Può essere anche che Thiago Motta cambi il suo modo di fare, che voglia proprio un mediano a dare equilibrio davanti alla difesa. È un centrocampista alla Cup Miners, avendo capito che l'olandese probabilmente non arriverà più. Questa potrebbe essere un'idea. Non c'è stato bisogno di tanto per convincermi. La grandezza di questo club parla da solo. Quando ho saputo dell'interesse della Juve, mi sono concentrato solo su questo. È un passaggio importante per la mia carriera. Lavorerò duramente per me e la Juve. Bellissimo. Cioè, queste parole, la grandezza di questo club parla da solo. Queste parole sarebbero da sbattere a tutti i tifosi della Juventus che in questo momento cercano sempre una mediazione, no? Ma la situazione è difficile, la situazione è così. Ok, e siamo i primi a riconoscerlo, altrimenti non si sarebbe arrivati a un quadriennio senza vittorie, che alla Juventus inizia a bruciare molto sotto la sedia, per non dire il posto che conoscete tutti, però questo è un passaggio importante. Giocare nella Juve non può essere facile, sento la responsabilità. Il valore dell'acquisto è alto, 50 milioni, ma continuerò a lavorare duramente. Voglio essere un esempio per i giovani. Sono venuto qui per imparare e insegnare anche. Ragazzi, qui stiamo parlando dal predicatore, cioè queste sono parole da predicatore. Tant'è che poi sentiremo un passaggio importante. A me piace, è leadership, è sicurezza, che non sfocia in presunzione. Perché c'è un confine sottile tra consapevolezza e presunzione.
Io vengo da uno dei campionati più difficili del mondo, se non il più difficile, e sono contento di venire in Serie A. Voglio fare di più, sono preparato per questo motivo. Obiettivi sono conseguenze del lavoro che si fa. A volte è meglio un assist che un gol. Mamma mia, queste sono parole dal libro cuore un allenatore quando si sente questa affermazione, gli luccicano gli occhi, perché sente uno che pensa soprattutto al bene della squadra. Ma ripeto, molti lo dicono parlando, nei fatti si vede che sono parole forzate dal contest. La Juve è pronta per vincere, come gli obiettivi vanno in base ai titoli a quanto si lavora. Un gruppo molto competente con dei giovani che vogliono imparare. Un gruppo positivo e di esperienza come il nostro capitano Danilo. Daremo il meglio per la Juve, se Dio vuole, proveremo a conquistare un titolo. E altre cose che ho detto, invece di pensare all'entusiasmo che Thiago Motta magicamente trasformerà tutto nel mago lavoro, concretezza, solidità e voglia di sorprendere. Queste sono le caratteristiche che hanno sempre fatto sì che la Juventus a volte, sebbene non possedesse per talento la squadra più forte, è sempre riuscita a portare a casa il risultato. Punto di riferimento e ruolo? Punto di riferimento, parlando della Serie A, Adriano l'Imperatore, sulla Juve Felipe Melo e Danilo. Il mio ruolo, la mia versatilità è quella che mi ha fatto sempre lavorare di più e sulla quale ho lavorato. Posso giocare più difensivo, capire il gioco, sia da Vasco da Gama che da Girona. A Girona, senza quell'esempio di Felipe Melo, forse saresti stato proprio impeccabile. Quando è nata la percezione per la grandezza della Juve? Ho 26 anni, mi considererò ancora giovane, ho utilizzato la Juve nei videogames, utilizzavo Nedved e Davids, che era iconico con gli occhialini. A 12 anni ho capito la grandezza della Juve, dobbiamo meritare di vincere. Come detto prima, qualsiasi giocatore del mondo avrebbe giocato alla Juve, anche se la Premier top, la Serie A non sfigura. Spero di ricambiare l'affetto ricevuto con i tifosi, perché sarà un grandissimo ricordo alla mia famiglia di poter dire di aver giocato alla Juventus. Sono molto religioso, per questo questa evidente croce a collo. Questo sempre in riferimento alle parole da predicatore che ho utilizzato. Il numero 26 non è stato scelto per un motivo iconico, non per Davids, l'ha scelta per un mix di cose, perché 6 lo aveva Danilo, è il capitano, non bisogna toccare il capitano, i giocatori che erano presenti da tempo lì. Ha scelto la 26 per l'età, perché rappresenta il 6 e perché è stata più una casualità che altro. Insomma, questa conferenza di Douglas Luiz mi ispira fiducia. Ecco, se io sento parlare di Douglas Luiz, mi viene voglia di dargli le chiavi del centrocampo, in mano le chiavi del centrocampo. Io l'ho visto giocare all'Aston Villa, a Birmingham, cioè nel senso televisivamente. È un giocatore che mi ha dato sempre un ottimo impatto. Sono convinto che possa svoltare il centrocampo della Juventus. Questa è la tipologia di giocatore che avrei voluto sempre vedere davanti ai microfoni della conferenza. Io sono molto contento di quello che ha detto Douglas Luiz. Prima conferenza assolutamente promossa.